Prova di taglio e spelatura dopo le ultime messe a punto, firmware, hardware e meccaniche. Nel test proverò a tagliare 5 cavi con parte isolata da 2 cm e parte spelata da 10 mm per parte. Adesso passiamo al montaggio e alla saldatura dei componenti. Lo sapete che questo circuito stampato è stato realizzato con un unico utensile? Ebbene sì, con la fresetta a due taglienti piatta da 0,8 mm di diametro sono stato in grado di fare la foratura, la realizzazione delle piste e la scontornatura della scheda, senza mai cambiare utensile. Non male, eh? Cominciamo con la saldatura dei tre pulsanti che servono per impostare i parametri di funzionamento della spela e tagliacavi automatica. Passiamo adesso invece al montaggio e saldatura dei tre connettori maschio JST che servono per collegare i driver che monteremo più avanti ai motori che vengono pilotati in modalità bipolare. Adesso invece monto il connettore del display da 16x2 caratteri che serve a collegare la scheda in modalità quadro C al microcontroller utilizzando il minor numero di porte. In questa parte invece monto gli strip header da 2,54 mm di passo che servono per inserire la scheda del microcontroller, un Arduino Nano. In questa parte invece inserisco gli header da 2,54 mm di passo che mi permettono di inserire i driver degli stepper mop che sono degli A4988. Ed eccoli qua, questi modulini piccoli, economici e anche molto potenti sono in grado di generare una corrente per fase di 2 A massimi. E ovviamente prima di utilizzarli bisogna regolarne la corrente massima per fase e c'è un video, il numero 7, che ho fatto un annetto fa circa, dove spiego come si regolano in base alla corrente che ha il motore da noi scelto.
e andando a leggere una tensione da una resistenza di sensing si può impostare il valore corretto attraverso un trimmerino. Ma passiamo adesso all'inserimento di tutti i ponticelli grazie ai quali ho potuto realizzare questa scheda come monofaccia e non come doppia faccia. Bene, siamo quasi arrivati alla fine. Se il video vi è piaciuto e volete continuare a vedere come va a finire il montaggio e la realizzazione della taglia spelacavi automatica in tutti i suoi aspetti, sia meccanici che elettronici, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un video. Inoltre potete anche seguirmi sulla mia pagina Facebook Electronic and CNC Lab. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!